Buonasera, buonasera a tutti, eccomi di nuovo con voi. Sì, pronto ad aggiornarvi in merito a quello che è successo. E se ne stanno succedendo davvero tante. Il tempo è peggiorato così come si prevedeva. Grosso modo, i modelli, le linee guida dei modelli, quelle che prevedevano comunque un peggioramento consistente con concentrazione delle fenomenologie in alcuni settori del territorio italiano, possiamo dire che finora sono state perfettamente rispettate, tenendo sempre conto che quando si parla sempre di local area model, di LAM, quindi previsioni di dettaglio che possono essere fatte solo nel brevissimo termine, l'errore è ovviamente molto, molto facile ad accadere, molto, è molto probabile che ci possano essere rilevanti differenze, soprattutto in un contesto come quello di settembre, in cui le previsioni che prevedono temporali di forte intensità localizzati possono essere anche, diciamo, differenti dalle previsioni di poche decine di chilometri, e cambia completamente la previsione su una determinata località. Ma comunque, quello che invece sta succedendo è veramente importante. La depressione che era collocata scusate, da questa parte. Gioco un po', ma la previsione che era collocata, la depressione che era collocata nell'Europa centrale, Boris, la cosiddetta Boris, che ha causato drammatiche alluvioni, purtroppo, in questo settore del continente europeo, si è gradualmente spostata verso le nostre regioni. In questo momento, in virtù anche dell'afflusso freddo, dai Balcani, si è generato un minimo depressionario proprio in questa zona, dove vedete, la mia mano, e le nubi ruotano in senso antiorario attorno a questo minimo. L'esito finale di tutto questa dinamica è la formazione di una linea di precipitazioni che dal Medio Adriatico, quindi Abruzzo, Molise, senza soluzione di continuità, arriva fino all'Emilia, l'area del Bolognese, con precipitazioni che la costa abruzzese sono anche a carattere temporalesco, con un nubifragio che in mattinata ha fatto cadere 70 mm in poco tempo su Pescara. Più su le precipitazioni ci sono in forma più continua, del tipo occlusione, vedete questo sistema, e probabilmente, ed è questo il punto più importante, il peggio deve arrivare. Nel senso che oggi ci sono stati temporali, vedete l'immagine, cioè sono presenti nel Salento, lungo le coste campane, poi abbiamo detto in Abruzzo, e adesso le precipitazioni continue nella fascia emiliano-romagnola e marchigiana. Ma tutto questo andrà poi a concentrarsi, vedete dove ho messo i numeri 200-200, sono i millimetri di pioggia previsti grosso modo per la maggior parte a fine evento in molte località, comprese tra, diciamo, un asse che va dalla città di Bologna lungo la via Emilia, raggiunge fino a Pesaro, al Pesarese, all'Anconetano. Tutto questo si sta dimostrando reale sulla base di quello che sta accadendo. Questa carta che vedete è in realtà un'accumulata prevista dal modello europeo delle precipitazioni previste nei prossimi 10 giorni dal modello europeo. Guardate che roba. Diciamo, mi sono preso un po' di libertà, di licenze poetiche. Questa è l'asse delle precipitazioni che si sta sviluppando attualmente, che raggiungerà il suo massimo, questo è importante, domani pomeriggio e nella notte tra mercoledì e giovedì. Quindi il peggio deve arrivare in queste regioni. Molti mi scrivono, molti follower, da Cesena, ad esempio, Federico Ursicino, lo voglio nominare, che mi dice sempre, è che in questo caso è coinvolto pienamente Cesena, ha detto qui ha smesso di piovere, in realtà non ha piovuto molto. Non è così in realtà, perché il grosso delle precipitazioni ora si è concentrato nel medio Adriatico, ma già ha iniziato a piovere abbastanza intensamente nella fascia emiliano-romagnola, ma lo farà ancora di più domani, con una recrudescenza anche nel pomeriggio, e alla fine l'ammontare sarà molto consistente fino a grosso modo alle ore centrali della giornata di giovedì. Questo che vedete poi è un'altra perturbazione che causa gli accumuli che vedete in queste zone, accumuli finali di 100-150 mm entro 10 giorni. E sarà un nuovo forte peggioramento che con buona probabilità
sarà caratterizzato dalla stessa depressione, pensate che giro che fa, che se ne va in Francia, va a finire nel vicino Atlantico, ma poi, sotto la spinta anche delle correnti atlantiche, viene ripresa e si ripresenta di nuovo, probabilmente si ripresenterà ancora, ed è la terza volta, nei primi giorni della settimana successiva, della prossima settimana, e porterà a un peggioramento che questa volta potrebbe interessare diffusamente anche le regioni tirreniche e il nord-ovest. Quindi non è finita. I titoli, che alcuni titoli furbetti, incredibili, ne ho letto uno oggi: ondata di caldo che da fine mese durerà per tutto il mese ottobre. Ma di cosa stiamo cianciando? Ma come si fa a scrivere delle fesserie del genere? No. Non sappiamo cosa succederà a ottobre, ma di sicuro ora non c'è nessuna parvenza che possa arrivare il caldo. Probabilmente un periodo di stabilità, di rafforzamento zonale, un po' di anticiclone ci sarà, un aumento delle temperature, ma sarebbe strano il contrario. Ora siamo abbondantemente sotto media, quindi attenzione allora. Ricapitoliamo, se no dico che mi dilungo troppo. Ora temporali, anche di forte intensità, sono in azione al sud tra Salento, poi Abruzzo Molise e anche coste del Basso Tirreno. Precipitazioni sempre più insistenti tra Emilia Romagna e Marche, ben organizzate. Altri temporali anche nel Tirreno, come vedrete. Tutto questo nelle prossime 36-48 ore andrà ancora a intensificarsi tra Emilia Romagna e Marche, generando possibili criticità idrogeologiche e rischio alluvionale che permane. Resta da capire, infatti tutti citano anche l'alluvione di 2 anni fa, non esistono peggioramenti fotocopia. Le aree colpite potrebbero essere diverse, magari potrebbe essere colpita le Marche settentrionali, ad esempio, o quelle meridionali, o l'Abruzzo settentrionale, ma diciamo che quella zona che va tra Marche e Emilia-Romagna certamente verrà colpita fortemente. L'epicentro è da capire, potrebbe essere ben diverso da quello di 2 anni fa, ad esempio, ma è molto probabile che alla fine dell'evento gli accumuli potrebbero essere in alcune zone 200-300 mm. In meno di 2 giorni, quindi resta l'allerta, tra virgolette, perché io non lancio nessun allerta, io ho una rubrica di appassionati, ma resta comunque quella che io posso definire un'allerta per queste zone molto pericolosa, e la protezione civile ha dato infatti allerta arancione per l'area meridionale della Romagna, giustamente. E adesso vi faccio vedere tantissimo materiale che ho, si potrebbe parlare per ore, ma c'è tantissimo materiale da vedere, e su questo peggioramenti che vi sto mostrando. Allora, eccoli qui. E dunque, eccola qua, la carta l'ho presa. Dunque, eccola qui, guardate, guardate il vortice depressionario, guardate come gira e come è rapida anche. Allora, ricapitoliamo perché è complesso. Quindi, qui c'è un vortice depressionario, qui c'è aria fredda che affluisce. Temporali che si formano, temporali anche forti sul Salento. Guardate, questa è una linea temporalesca al confine dell'area depressionaria che risale anche da Nord Africa e che arrivano anche nel Nord Africa. E poi c'è tutta questa fascia, l'occlusione, ad arco disposte queste precipitazioni che dal Napoletano ad arco si spingono ruotando in senso antiorario, poi sulla Emilia Romagna e Marche settentrionale, dove c'è proprio una zona di convergenza tra venti da nord-est di Bora, diciamo, e lo scirocco da sud-est, e lì si vanno a formare continuamente le nubi. E ecco qui le precipitazioni, guardate, guardate che carta impressionante! Guardate i forti temporali che ci sono anche al sud tra Campania e Salento, e poi tutta la linea di temporali che dal Gargano arriva fino alle Marche meridionali. E la linea di precipitazioni che arriva fino al Bolognese lungo la via Emilia, quasi adesso un po' più a sud, ma insomma, questa fascia lunga 300 km di precipitazioni ininterrotte darà sicuramente dei problemi. Adesso non è facilissimo capire dove sarà l'epicentro. Vi ho detto che molto probabilmente una zona tra Bologna e Ancona, qualche zona avrà delle criticità, ma c'è anche tutto il discorso qui della costa abruzzese, dove ancora proprio antistante alla costa ci sono forti temporali, quindi attenzione a quanto sta accadendo. Vi faccio vedere la carta, questo è il modello europeo di stamattina, adesso sta aggiornando. Ecco la depressione, eccola qui, stanotte, eccola,
cioè ieri notte, stanotte dove sarà, vedete la depressione ancora lì, permane ancora mercoledì notte, la notte di mercoledì e giovedì, quindi ancora maltempo, e poi c'è ancora giovedì notte, ma meno attenuata, inizia a attenuarsi i fenomeni, va verso la Manica, la depressione, vedete, guardate che succede ora, si approfondisce, è rialimentata e ritorna nelle nostre zone, colpisce questa volta le regioni occidentali e rientra nel Mediterraneo. Incredibile a dirsi, questo tra il 24 e il 25 settembre. Un nuovo peggioramento arriva e dall'Atlantico poi arrivano altre perturbazioni. Vi faccio vedere ora l'ultimissimo aggiornamento. Questo è l'AMMA, un modello toscano, cioè implementato sui dati del modello, in questo caso americano, perché è l'ultimo che è uscito. Guardate, queste le previsioni fino a stasera, guardate, vedete? Vedete la banda delle precipitazioni? Guardate che succede domani. Scusate, questo lo mando indietro, scusatemi, questa era per domani già. Questa è di adesso, volevo dire, ecco la banda delle forti precipitazioni che sul Gargano e sulla costa abruzzese, l'avete visto? Sono in atto, quindi la previsione è perfetta. Le altre precipitazioni più a nord, guardate che succede: si sposta tutto più a nord, colpisce bene l'Emilia-Romagna, le Marche. Altri nuclei arrivano dal mare. Ed ecco ancora, dopo domani sera, guardate che fascia di precipitazioni che entra su Emilia-Romagna e Marche. Questo siamo domani sera tardi, notte tra mercoledì e giovedì. Quindi, e continua il modello, si spinge fino a qui, perché appunto sono modelli di dettaglio, la previsione è nel breve termine, ma tutto lascia presupporre che altre 12 ore poi sarà molto simile, quindi vedete che accumuli che sono previsti. Quindi ho cercato di farvi capire l'intensità dei fenomeni, cosa sta accadendo. Siamo dentro comunque una struttura depressionale che non se ne andrà, questo perché al nord poi c'è un potente anticiclone, secondo la dinamica che in questo momento è molto simile, si potremmo definire un ponte di Wyckoff, in effetti, con afflusso continentale che in inverno ci avrebbe fatto sognare. Infatti fa freddo. Le temperature oggi a Genova, ora di pranzo, più appiccicava, c'erano 19 gradi per metà settembre. Sono abbondantemente sotto media, siamo 7-8 gradi sotto media. E così in molte città italiane. Quindi questo è quanto, questo sta accadendo. E ripeto, lasciate stare chi è vergognoso che comunque si cercano di fare soldi parlando di alta pressione, addirittura africana. Per i prossimi 10 giorni non c'è traccia di alta pressione, anzi, peggioramenti reiterati. Ne avremo ancora, ovviamente con spazi soleggiati, ci mancherebbe, però ancora maltempo da seguire, quindi settembre perturbato. E facciamo attenzione alle prossime 36-48 ore nelle regioni che vi ho menzionato. Un abbraccio a tutti, ciao ciao.